che si vorrebbe sempre raccontare, senza tatticismi ed asprezze, due squadre pronte a dare spettacolo e la maggiore qualità del Milan inevitabilmente venuta fuori. Risultato giusto, onore a tutti i protagonisti e al pubblico, stadio esaurito con 6.000 tifosi da Brescia. Festa grande al Meazza per il 17° scudetto rossonero e per l'ultima recita annunciata di un grande del calcio italiano. Non poteva esserci palcoscenico più adatto per l'addio di Roberto Baggio, tra l'altro due stagioni ed uno scudetto nel Milan. Prima assoluta in A per l'arbitro Antonio Giannoccaro di Lecce. La sfinge Ancelotti, schiera Thomason in coppia con Shevchenko in attacco. Kakà su Porto appare subito ispirato sul suo cross invitante. L'ucraino controlla bene ma conclude male al quinto. Brescia al gran completo con i rientranti Brighe e Matusalem. Sul destro del brasiliano vola Abbiati, 36esimo. Kakà conquista palla a centrocampo, vede Thomason, perfetto il passaggio smarcante, il danese raccoglie l'invito e batte Castellazzi. Milan in vantaggio, 11esima rete in campionato per Thomason al secondo anno in Italia. Trascorre un minuto e Cafu affonda nell'area bresciana, il suo destro è respinto da Castellazzi ma Shevchenko è lì, ben appostato per il raddoppio, gol numero 24 in campionato, record uguagliato per l'allievo del colonnello Lobanowski. Shevchenko capocannoniere del campionato per la seconda volta nella sua carriera, gongola lo stato maggiore milanista. Nel primo tempo c'è ancora spazio per vedere la punizione di Roberto Baggio al 45esimo, il palo salva Abbiati, De Biasi inserisce del nero per Caracciolo all'ottavo, Matusalem dal limite trova l'angolo più lontano, nulla da fare per Abbiati, il 2-1 nel montaggio di Lino Bernardelli. Passerella per i neocampioni d'Italia, esce Pirlo tra gli applausi, entra Redondo, 14esimo, Kakà semina il panico nell'area dell'Ondinelli, il suo tiro è respinto da Castellazzi, Thomason di testa sul palo interno, Kakà è pronto a ribattere ma il pallone era già entrato come dimostrano le immagini rallentate. 12esima rete dunque per Thomason. Ancora applausi a scena aperta, questa volta per Gattuso, sostituito da Brocchi al 21esimo, gloria per Rui Costa, subentrato a Thomason. Il portoghese firma il suo terzo gol in campionato ed è festeggiato dai compagni per il suo bel destro vincente. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra, ancora Matusalem al 24esimo, lo scambio con Baggio, gran destro per il 4-2 conclusivo, terza rete stagionale per l'ex del Parma e del Brescia più prolifico di sempre in A. Tifosi milanisti e bresciani accomunati nel finale per regalare l'ultimo applauso a Roberto Baggio che lascia il campo anticipatamente, l'abbraccio con Maldini, altro grande vecchio del calcio italiano, passerella meritata e obbligatoria, insomma una domenica di grande festa a San Siro. Linea a Paola Ferrari. È così, dubbio, perché vedo Roberto Baggio. Grazie Roberto di essere venuto al 90° minuto. Grazie. È l'ultima volta che ti abbiamo visto calcare un campo da gioco, in campionato ovviamente, amichevoli o festeggiamenti chissà quanti. Domanda. Sì, penso di sì. Oggi è stata l'ultima. È di sicuro l'ultima. C'è qualche speranza nostra e anche tua che possa farti cambiare idea? Magari ci potrebbe riuscire qualcuno, non lo so, Trapattoni. Non lo so, adesso. Per adesso no. Credo che sarà difficile anche per il futuro. Da un punto di vista atletico, oltre a quello che abbiamo visto noi in campo, lo dicono tutti, anche il tuo staff, sei in condizioni ottimali. Sì, sì, sto bene, però sono felice perché ho chiuso bene, speravo di fare un ultimo gol così salutavo tutti nella maniera che volevo, però niente. Che stai provando adesso? Ma non lo so, forse non me ne rendo ancora conto, la sto vivendo molto serenamente come tutte le vicende che mi sono capitate e forse sono un po' così, frastornato da tante cose e allora non ci penso ancora bene.